Il termolicalcio era chiamato a far dimenticare il 5-0 pesantissimo di Castelfidardo di domenica scorsa. Purtroppo questo non è accaduto, anzi è andata anche molto peggio, perché la formazione di Carnevale, che oggi scontava la sua quarta ed ultima giornata di squalifica, è riuscito nell'impresa di perdere anche contro l'Avezzano, giunto in riva all'Adriatico con 0 punti in classifica e ultimo. La cosa peggiore è che il Termoli non ha nemmeno attenuanti per questa sconfitta. L'Avezzano alla fine ha anche meritato i 3 punti. E quello visto al Cannassa oggi è stato sicuramente il più brutto Termoli dell'inizio stagione. Ma passiamo alla cronaca. Per i primi 15 minuti al Cannassa si sonnecchia parecchio, ma poi al 15° arriva il primo lampo e lo fa vedere il Termoli Calcio con Tribelli che fugge sulla sua fascia di competenza, poi si accentra, ma il suo tiro è debole e facile presa del portiere ospite Zamarion. Siamo al 16° con l'Avezzano che risponde subito con Mascella che a pochi passi dalla porta non colpisce bene di testa e palla alta di poco. Ma il gol arriva subito dopo al 19° e con un difensore e una difesa termolese stranamente abulica, pallone smistato per De Silvestri che si inventa un traversone, guardato poi da, appunto, il difensore di casa, palla che sbatte alle spalle del portiere Palombo e finisce la sua corsa in gol. 1-0 per gli ospiti. Ma il Termoli al 21° ha una grande reazione subito, con un'azione simile a quella del vantaggio abruzzese, Cancello raccoglie un cross di testa in area e trafigge Zamorano per l'1-1. Ma si vedeva subito che oggi non era giornata per i giallorossi, perché non fanno nemmeno in tempo a gioire per questo pari e al 24° gli ospiti passano di nuovo. Marsicani, grazie anche alla complicità ed ingenuità della difesa ancora una volta giallorossa, che incredibilmente si fa infilare da Ferrandini a pochi passi dal portiere. Siamo al 39° del primo tempo, ancora biancoverdi avezzanesi molto pericolosi, smarcato in area termolese il piccolo Ferrari che fa onore al suo cognome e con una velocità supersonica incredibile in diagonale va al tiro, ma la palla gli va malta sul fondo. Parte poi comunque fortissimo il Termoli nella ripresa, il terzo grande azione puntoriere, palla data a Cancello da solo davanti a Zamarion, battuto in questa occasione, ma la palla però del tiro del giocatore termolese colpisce incredibilmente in pieno la traversa. Ma dopo questo lampo il Termoli viene incartato a dovere dagli abruzzesi, ci prova al 13° e al 18° Barone, nuovo entrato, la situazione velleitaria. Anzi, al 29° sono ancora gli ospiti ad affacciarsi nell'area giallorossa pericolosamente, e in questo appunto con De Silvestri che chiude sul fondo. Al 38° ancora la peste Ferrari che si mette in condizione di chiudere definitivamente l'incontro, ma il suo tiro da ottima posizione risulta impreciso e finisce sul fondo. Finisce così con la vittoria dei marsicani, come detto tutto sommato meritata, ed un Termoli che sbaglia molto e dimostra di non aver assorbito a dovere il 5-0 di Castelfidardo. Anzi, si è complicato probabilmente di più la vita. E pensate, domenica è derby a Isernia.